Bene, grazie molte, grazie al dottor Mariani per questo ritorno, per la possibilità di incontrarci, grazie a Ludovico Cappellari. L'attenzione, volevo richiamare la vostra attenzione sulla centralità di un certo tipo di umore, che chiameremo umore disforico, all'interno della psicopatologia borderline di personalità. Vi vorrei prospettare questo schema di lavoro, diciamo, sul quale non mi soffermerò nel dettaglio, ma che mostra, sulla base di una ricerca empirica condotta su 105 casi di pazienti borderline, che l'umore disforico è al centro del funzionamento borderline, soprattutto di quei pazienti borderline che sono a più bassa mentalizzazione e a più elevata spinta verso l'acting. L'umore disforico ha una componente di sfondo che però poi viene, che quindi è una componente di tratto, ma che poi viene attivata da particolari stimoli che fanno da innesco di una reazione disforica sulla quale poi si innestano quelli che abbiamo chiamato gli effetti borderline, anche riprendendo il titolo di un libro pubblicato da poco da Alessia Fusilli, cioè quell'insieme di manifestazioni sintomatiche che trovate elencate sulla vostra destra e che corrispondono ai criteri DSM, che sono poi il biglietto da visita con il quale i pazienti borderline si presentano da noi. Il primo passo quindi che vorrei compiere insieme a voi è quello di mettere un po' meglio a fuoco questo concetto di disforia. La disforia è un umore che ha una serie di caratteristiche, una caratteristica generale e tre caratteristiche specifiche. La caratteristica generale è quella per la quale la disforia è uno stato d'animo pervasivo che ha carattere negativo, che è spiacevole, anzi è addirittura tormentoso, è diffuso, è privo di un oggetto intenzionale, cioè non è riferito ad un oggetto, ad una persona specifica, e quindi è un elemento di sfondo, è un elemento insaturo, è duraturo e difficilmente modulabile. Data questa prima caratterizzazione generale della disforia, esistono tre caratteristiche più specifiche della disforia, che sono la irritabilità, intendendo con irritabilità quella irrequietezza che è psichica ma che è anche sostanzialmente motoria, che prende la forma di una sorta di inquietudine tormentosa che non trova mai pace e che assomiglia a quel concetto che veniva usato nella medicina interna del secolo scorso quando si parlava di spina irritativa cronica, un elemento di disturbo minimale ma che nel suo persistere cronico attiva una reazione fastidiosa, dolorosa, tormentosa. Il secondo elemento specifico della disforia lo abbiamo individuato nella tensione, quello stato di tensione interna, per esempio quello stato di tensione interna che molti pazienti che mettono in atto condotte autolesionistiche raccontano di vedere drasticamente diminuito una volta che si sono tagliati, e che si confonde con una sorta di malumore di fondo fatto di insoddisfazione e di scontentezza che però non si può appuntare su specifiche caratteristiche ma che appunto ha una connotazione diffusa e generale. Il terzo elemento specifico della disforia è quello della pressione o della esplosione, cioè una sorta di impazienza che spinge sistematicamente alla traduzione di questa impazienza in azione. La disforia quindi è una condizione umorale che in qualche modo carica la molla dell'azione, che prelude all'azione, con la fantasia spesso soggiacente che attraverso l'azione sia possibile liberarsi di questo stato tormentoso, cosa che naturalmente non è o è solo in misura del tutto transitoria. Quindi di fronte a questa connotazione della pressione la persona si trova a essere spinto a mettere in atto una condotta. Questa condotta può essere il tagliarsi, l'assumere sostanze, fare delle infrazioni, litigare con qualcuno, fare comunque qualcosa, tradurre in un comportamento agito questa connotazione invece interna della disforia. L'idea di fondo che ci ha guidato in questa ricerca è stata quella di considerare non soltanto la disforia come un vero e proprio stato umorale, ma anche come una sorta di motore che è sempre acceso e che tiene viva la produzione sintomatologica dei pazienti borderline. In qualche modo, se la grande lezione di Kernberg è stata quella di indicare nel meccanismo della scissione
il marker psicodinamico della psicopatologia borderline, la proposta sarebbe quella di individuare un marker psicopatologico, che cioè sta sul piano della esperienza soggettiva nel borderline, proprio nella disforia. La disforia, così come l'abbiamo connotata, la collocheremo quindi al centro di questo schema complicato e sul quale adesso non sto a scendere in dettaglio, ma nel quale si cercano di mettere a fuoco le sottodimensioni, diciamo così, delle varie aspetti della disforia. Ma la disforia si colloca al centro di una dialettica, diciamo, che rimane aperta tra area traumatica e effetti borderline. Come dire, la disforia si trova in mezzo ad un percorso che vede alle sue spalle una vicenda traumatica, spesso anche lontana nel tempo, e che invece ha come traduzione sintomatica appunto quella produzione di quella serie di sintomi molto vari che i pazienti borderline mettono sotto la nostra osservazione. Qual è la caratteristica, e in questo riprendo una parte importante del contributo che stamattina in maniera molto rigorosa il professor Ferro ha tracciato rispetto allo studio della trauma nella psicopatologia classica e moderna? L'esperienza traumatica ha la caratteristica di infrangere il senso della continuità del sé. Il mezzo attraverso il quale il trauma provoca questo effetto è lo stabilirsi di un sistema di memoria dissociato, nel quale i vissuti di interruzione dell'esperienza sono registrati in una forma che però non può essere elaborata dal soggetto. Questo concetto è stato formulato con grande chiarezza da uno degli autori che stamattina il professor Ferro ci ha ricordato, e cioè da Russell Mears, ed è disponibile in quel bellissimo saggio che Russell Mears ha pubblicato nel 2000 e che è comparso nel 2005 in italiano, che si intitola Intimità e alienazione. Ipotizzo, scrive Russell Mears, che i soggetti borderline vivano in uno stato continuo di lieve disintegrazione psichica, che varia a seconda dell'umore, e qui io aggiungerei a seconda dell'umore disforico, e che dipende in gran parte dall'interazione con il mondo sociale. Siamo in quell'area che in Italia Antonello Correale ha provato a descrivere sotto il nome di blanda depersonalizzazione. La disforia, quindi, potremmo provare a pensarla come il prodotto di uno stato di equilibrio che è cronicamente instabile, legato alla percezione di sé e dell'altro come sfocata, come se i pazienti borderline di questo cluster, perlomeno, vivessero in una condizione di blanda depersonalizzazione legata all'elemento dissociativo, che comporta metaforicamente il vivere in una condizione della quale i contorni dell'altro sono imprecisi. Così come sono imprecisi i contorni dell'altro, sono imprecisi i contorni del sé, in qualche modo richiamando quell'idea che Kernberg mette al centro della sua concettualizzazione, cioè il concetto di dispersione dell'identità. Siamo di fronte a situazioni, persone caratterizzate da un doppio contorno, in virtù del quale non si sa mai bene, dal punto di vista del borderline, chi si è e chi si ha di fronte. È come se dietro ad ogni immagine se ne affacciasse un'altra e quest'altra immagine rimandasse al sistema di memoria traumatica di cui Mears ci parlava. In virtù di questa condizione si realizza quella situazione più volte citata in letteratura per la quale tutte le volte che un paziente borderline vede una mano che si avvicina, che gli si avvicina, non sa mai bene se quella mano gli si avvicina per dargli una carezza o viceversa uno schiaffo. Allora potremmo pensare che questo crinale della disforia corre lungo la frattura della dissociazione e che la continuità e la coerenza del senso di identità siano interrotte continuamente dalla intrusione di esperienze di carattere dissociativo che possono essere macroscopiche ma anche microscopiche, un cambiamento di tono di voce, un gesto che per esempio il terapeuta fa di fronte al paziente che evoca nel paziente chissà quale elemento del suo sistema traumatico. Ma che cosa significa dissociare? Un altro autore che stamattina
il professor Ferro ha citato è Bromberg, e Bromberg intorno al 2000 ha introdotto questa concezione nuova della dissociazione, quando ha fortemente sottolineato l'aspetto positivo, normale, che la dissociazione svolge nel funzionamento della mente umana. E la dissociazione normale è appunto quella dissociazione, quella quota di dissociazione, quel livello di dissociazione che ci consente di mantenere una configurazione fluida e quindi in qualche modo elastica, adattiva, di sé multipli, che rendono la persona capace di sentirsi uno in molti e quindi una persona capace di stare a contatto con differenti livelli della realtà senza perdere il contatto con ciascuno di essi. Per usare una formula che ha avuto successo, è importante per Bromberg che ciascuno possa anche sentirsi una moltitudine. Naturalmente una moltitudine che riesce a mantenere una sua coesione, una sua coerenza, una sua identità. A fronte di questa concettualizzazione della dissociazione normale, Bromberg mette a fuoco invece la dissociazione patologica, che non è solo un meccanismo di difesa nei confronti di emozioni dolorose, ma è anche appunto il segno di una frattura in quei processi di sintesi, integrazione e regolazione interattiva degli stati emotivi che normalmente, anche pur sentendosi una moltitudine, producono appunto un senso del sé coerente e coeso. Di tutto questo ha dato con grande chiarezza conto Craparo in questo libro che è comparso recentemente, che riprende questa importante distinzione tra dissociazione normale e patologica. Nel mentre introduce una frattura, la dissociazione attivata da situazioni traumatiche ha anche paradossalmente lo scopo di preservare un minimo senso di continuità del sé, proteggendolo dal rischio di dispersione identitaria. Bromberg ci propone l'idea che la dissociazione, anche quando è attivata in situazioni traumatiche, sia comunque l'espressione di un tentativo di proteggere il senso di continuità del sé, quel senso che da Winnicott in poi sappiamo essere capace di introdurre profonde perturbazioni nella condizione del sé e nel percorso evolutivo. Lo stato umorale cronico della disforia borderline, questa è la domanda che ci siamo posti e che in qualche modo poniamo sul tavolo come un'ipotesi, lo stato umorale cronico della disforia borderline, potremmo provare a considerarlo come l'erede sul piano del vissuto e quindi come marker psicopatologico di questa condizione paradossale nella quale la dissociazione ci conduce, e cioè di una condizione nella quale la dissociazione, sì, da un lato ha a che fare con il senso di interruzione della continuità del sé, ma dall'altro costituisce paradossalmente anche un modo per cercare di preservarla. Certo che se ci muoviamo in questa direzione diventa in qualche modo comprensibile il fatto che il prezzo da pagare per ogni persona che viva all'interno di questa configurazione è quello di sentirsi sempre poco al sicuro, di vedere violato quell'elemento che, come ci ricordava anche stamattina il professor Ferro, Bowlby ha posto al centro, ha posto al centro della stabilità dell'evoluzione del piccolo dell'uomo. E quindi è come se fosse necessario, da questo punto di vista, trovarsi sempre in una situazione di allarme. La disforia è una condizione anche di allarme, nella quale dietro ogni angolo, dietro ogni mano si nasconde un pericolo, dietro ogni altro si nasconde un pericolo. Questo potrebbe in qualche modo anche dare conto di quel dato che viene dalla ricerca sul riconoscimento delle emozioni nei volti,
secondo il quale i pazienti borderline di fronte ad espressioni neutre tendono invece a connotarle come ostili. Ogni volto nasconde una minaccia, ogni mano nasconde una minaccia. In questo senso, allora, quelli che abbiamo chiamato gli effetti borderline, e cioè l'insieme dei sintomi che i pazienti borderline ci propongono, potrebbero essere pensati come il risultato di una continua oscillazione rapida e incontrollabile tra stati del sé che sono mutuamente dissociati. Se ogni figura ha un doppio contorno, ogni figura può apparire con un contorno o con un altro. Tutte le volte che si appalesa di fronte a noi una figura, un oggetto, una persona, una situazione, questa situazione non può essere categorizzata in maniera stabile, ma appunto espone il soggetto alla continua intrusione di condizioni che sono tenute all'interno del sistema di memoria traumatico. E in questa condizione, allora, nella quale i sintomi, gli effetti borderline sono anche il prodotto di questa continua oscillazione, ogni stato del sé sarebbe caratterizzato da specifiche emozioni, da concezioni del sé e degli altri, da pattern comportamentali, da livelli di autostima e strategie utili a proteggere e confortare il sé. Concludo con una immagine che è nata all'interno di un lavoro psicoterapico con una paziente che, per la quale credo questo discorso fosse particolarmente calzante. Una paziente che presentava appunto pattern comportamentali, ma anche aspetti di sé e naturalmente anche aspetti dell'altro continuamente contrastanti. Lavorare con lei era come stare sempre sopra una giostra. Venivano continuamente presentati aspetti di sé, dell'altro, della relazione, contrastanti, che era assolutamente difficile provare a mettere insieme e ancora di più difficile era provare a farli dialogare tra di loro. Allora, con questa paziente a un certo punto è nata tra di noi, credo di essere stato io a dare lo stimolo, ma poi questo mio stimolo è stato prontamente raccolto, l'idea che nel lavoro con lei ci si trovava un po', era un annetto fa, ci si trovava un po' come ci si trovava a quell'epoca in Libia, quando si diceva abbiamo bisogno di trovare un interlocutore in Libia, ma non lo troviamo, perché in Libia ci sono tante tribù, ognuna delle quali conduce una politica per conto suo, sono tribù l'una in guerra con l'altra. E allora l'idea che era nata era di provare a riunire queste tribù libiche allo stesso tavolo e provare a farle parlare tra di loro. Fuor di metafora, trovare un tavolo intorno al quale fosse possibile perlomeno trovare posto e poi eventualmente anche aprire un dialogo tra tutti questi diversi aspetti di lei. Non so come siano andate le cose in Libia, ma con lei sono andate meglio. Vi ringrazio per l'attenzione.